Allora, noi ci avevamo iniziato sulla mailing list, avevamo iniziato un ragionamento molto carino che guardava le cose e l'apprendimento di genere. Poi la cosa è un po' sfumata perché quando la Caterina della Torre d'Orsi l'ha messo sulla pagina Facebook, io non ho potuto rispondere perché nel frattempo ero arrivato in muratore in casa mia. Allora, quello che invece a me personalmente, però credo a molti di voi, perché ho sentito che molti di voi fanno anche formazione, e che poi è un argomento che si ripercuote molto, soprattutto per le giovani, diciamo, per le ragazze giovani, io non dico solo di ricordo, sono le giovani e le anziane, noi siamo anche, non c'è niente di male. È un momento della vita pubblica, molto bello, molto brutto, siamo andati come lo dice. E dicevo, per le ragazze giovani che devono accedere al lavoro, avere anche la propria autorevolezza e per le formatrici che stanno fanno avere la propria autorevolezza, che l'apprendimento è diverso nei due generi, perché la funzione biologica è diversa nei due generi, perché noi comunque siamo le bambine di mezzo e quindi abbiamo proprio la testa strutturata in maniera diversa dal punto di vista sia psicologico, c'è Anna che lo sa benissimo che lo pensa. Quindi allora fare una riflessione, per continuare questa riflessione magari anche sulla pagina, pure aprendo un forum, non lo so, la vedremo, poi ci organizzeremo da un punto di vista tecnologico in maniera fantastica, ecco, potrebbe essere questa un modo per raccordare tutti questi discorsi che abbiamo fatto, sia sul genere, sia sulla tecnologia, che sulle tecniche con cui noi possiamo porgere dei contenuti, perché il problema è dare dei contenuti. Noi abbiamo comunque una scuola, adesso, tuttora l'avevamo ed è rimasta in questo modo come quella dei nostri genitori, poi, un po' con l'italiano, insomma, ancora si fa lezione sulla pagina 10, insomma, non in altri modi. Allora, avendo noi una scuola che deve essere sicuramente riformata, fare delle riflessioni e cominciare a introdurre dei nuovi concetti di tecniche diciamo, di insegnamento può essere, penso, per noi, per questo gruppo, può essere molto utile anche per fare poi nuovi nelle scuole, insomma, per creare pressione perché sia cambiato il modo in cui si danno contenuti, perché questo può andare in rivediamoci sulle nostre pagine, magari per discutere di questo, che poi va sia nella direzione dell'ultima che ha parlato, l'ultima che ha tolto il nome, io mi chiamo Anna Lacci, comunque non ero scordata di dirlo, e l'ultima che aveva parlato prima di me, Lemma. Immaginario collettivo che va a qualche modo evocato. Sì, si collega molto bene sia alla questione dell'immaginario collettivo e sia al discorso del lavoro. Cioè, come noi siamo diversi, apprendiamo diversamente, ci esprimiamo in modo diverso e abbiamo bisogno anche di un ambiente di espressione completamente diverso. Sicuramente molti di noi che qui parlano molto più facilmente, a volte trovandosi davanti a dei maschi non riescono a sparare. Io ho questa mia convinzione che le donne non siano stupide, anzi, e quindi a volte se le donne non parlano pubblico, magari lo fanno per qualche buona ragione, no? Magari hanno già sperimentato delle reazioni nocive, no? A volte hanno già pagato dei prezzi e spesso e volentieri adesso forse allargando un po' il discorso se le nostre giovani o da altre donne per dire ci definiscono magari uccise e anche perché quel giorno hanno adoperato una parola sbagliata, no? hanno osato dire, no? I rischi sono veramente tanti. Adesso io solo voglio la parola.
l'unica cosa che pensavo è che quello che io suggerisco non è fare una ricerca, perché le donne secondo me già una per se stessa già ricercano moltissimo e non solo, ma tendono a lavorare in gruppo, quindi in realtà tutto quello di cui si parla già lo sanno fare, cioè le donne già lo fanno. Io lavorando in una qualunque da 3 anni, una qualunque sono rimasta abbastanza colpita dall'enorme numero di associazioni di tutti i generi che coprono tutto lo scibile umano e soprattutto coprono praticamente quasi tutti i bisogni. Quindi la cosa che mi colpisce, essendo io invece un pane sciolto che diciamo fra i suoi meriti non può annoverare quello di essere così attiva in questo senso, di questo discuto, ma magari cercando di fare altro, allora mi chiedo cos'è che manca, se già le donne tendono ad associarsi, se già le donne tendono a risolvere problemi pratici e non solo pratici, cosa manca? Qual è il passo che manca, secondo me, non da pubblicizzare, non da promuovere, non da rivendicare, ma da fare il segreto? Qual è il passo che manca per mettere insieme tutte queste energie? Perché le donne, la frammentazione degli obiettivi da una parte è negativa, perché, però dall'altra parte è necessaria, perché le donne decidono di occuparsi di obiettivi frammentati perché ce n'è bisogno, molto semplicemente. Quindi ci sono quelle che si dedicano a questo, quelle che si dedicano. Nel frattempo passa il tempo che è l'unica ricchezza che abbiamo, perché l'unica ricchezza che abbiamo è il tempo segnato sulla terra. Quindi noi impieghiamo il nostro tempo per risolvere i problemi della famiglia, della comunità, e questo ci appare da un certo punto di vista, ed è come se non ci rimanesse né il tempo né l'energia necessarie per fare quest'ultimo passo, che poi non facciamo neanche per noi stessi. Per noi stessi, secondo me, non è un piacere, un dovere, purtroppo, perché io sono convinta che se le donne qui presenti vedessero il pianeta ben gestito, vorreste per caso occuparvene?